Benvenuti a Cattoliche dintorni. È stato un palcoscenico per giovani filmmaker, il Film Lab Festival promosso dall'Albatros e dal Comune di Brescia, che ha selezionato i miglior cortometraggi per il concorso Brescia da girare. Fra questi c'erano anche alcuni studenti dello Stars. Vediamo insieme il servizio. Allora, nasce nel 2003, quest'anno è la settima edizione, si sviluppa per dare alla città una visibilità a tutti quei cortometraggi realizzati da giovani filmmaker che non hanno altro modo di essere visti in televisione né altrove, quindi nei festival, nei cinema organizzati per la possibilità di chiamare amici, chiamare pubblico e farsi notare. Quest'anno appunto è la settima edizione, quest'anno sarà per la prima volta di 5 giornate, questa sera dedicata alle energie di Brescia, quindi ai cortometraggi in concorso per quanto riguarda il tema delle energie di Brescia, soltanto film bresciani. L'energia di Brescia quest'anno, per differenziarci da quello che avevamo fatto l'anno scorso, si chiamava Gira la tua città, racconta la tua città con un clip, Brescia da girare, promosso dall'assessorato alla cultura e al turismo di Brescia, che voleva premiare con un riconoscimento economico gli autori che facessero un film di massimo 3 minuti inerente l'anno scorso alla tematica appunto della città in generale, quindi molto più turistico. Quest'anno il tema è cambiato, i premi sono aumentati, l'assessorato sempre è presente, quindi è dedicato invece alle energie di Brescia, intese come musica, come sport, come qualsiasi cosa uno voglia intendere come energia appunto. Insomma, volevamo un po' riassumere quello che era Brescia, quindi anche la multiculturalità e appunto la presenza di diverse etnie all'interno della città, e però nello stesso tempo farli sentire di Brescia, quindi appunto è da lì che nello spot diciamo io sono di Brescia, inteso appunto anche se siete stranieri, sentitevi parte di questa città. Io sono di Brescia, mi fui Brescia. 3, 2, 1. Io sono di Brescia. Io sono di Brescia. Scopro per il Brescia. Parli di un noi, quindi il progetto è stato collettivo? Sì, è stato collettivo con i ragazzi che ci sono qui vicino a me, che sono Alessandro, Daniele, Arnaldo e Francesca, che hanno avuto ovviamente dei ruoli diversi nella creazione e nella produzione di questo spot. E niente, credo siano tutti contenti come me. Io sono da Brescia. Io sono di Brescia. Ho mangiato Brescia. Me sono di Brescia. Ok? Grazie. È stata una testimonianza davvero toccante su Don Gnocchi, quella proposta agli studenti dell'Università Cattolica del Reduce Nelson Cenci, che conobbe il cappellano ambrosiano durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Vediamo insieme questo servizio. Dottor Nelson Cenci, lei ha avuto il privilegio di conoscere Don Gnocchi durante gli anni della guerra. Qual è il ricordo più fervido che proporrà oggi a questa conferenza? Ma io ho avuto l'occasione di conoscere in vari momenti della mia vita militare Don Gnocchi, da prima in Montenegro e poi in Russia. E che cosa mi ha insegnato? Mi ha insegnato ad amare la vita, a rispettare i giovani,
a cercare di aiutare chi meno avesse avuto dalla sorte. E poi mi sono portato dentro, come dice anche Mario Ligoni, quella benedizione che ebbe a darci a Podgornoia il primo giorno del nostro ripiegamento, benedizione che ci siamo portati poi per tutta la vita e che ci portiamo ancora oggi. Si ricorda un momento in cui Don Gnocchi gli fu particolarmente vicino durante quei difficili momenti? Io Don Gnocchi, ecco, me lo ricordo soprattutto quando è venuto in linea, perché lui era al comando della divisione tridentina, quando è venuto in linea sul Don a trovarci, ed erano giorni molto difficili perché erano già iniziati gli attacchi russi, è venuto a darci la sua benedizione e a portarci parole di conforto. E me lo ricordo poi anche quando qualche anno prima in Montenegro diceva la messa ai nostri battaglioni Valfelle e Valtagliamento, e poi tante altre cose che poi magari vi dirò durante la conferenza. Ma cosa si fa un laureato in fisica in un'azienda bancaria? Scopriamolo insieme in questa intervista a Luca Spadafora. Dottor Luca Spadafora, lei è laureato in fisica. Le va di spiegarci un po' il suo percorso universitario, anche il post laurea, la sua carriera? Mi sono iscritto a fisica qua a Brescia nel 2001. Ho seguito i primi 3 anni un corso, diciamo, generale, introduzione alla fisica. Ho preso la mia laurea triennale e poi ho iniziato il mio curriculum di laurea specialistica scegliendo prettamente esami di fisica teorica, quindi quelli più, se vogliamo, anche legati alla matematica, alla modellistica, qualcosa legato anche alla fisica computazionale, quindi simulazioni numeriche, utilizzo del computer, diciamo, in generale. E nel 2006 ho concluso i miei studi conseguendo la laurea specialistica. Dopodiché ho iniziato subito a lavorare, perché diciamo, sono stato uno di quelli fortunati, mi ritengo uno di quelli fortunati perché immediatamente, un mese, e ho iniziato a lavorare, sono stato contattato da una banca che mi ha assunto e ho cominciato a lavorare nel risk management, perché in quel team serviva una persona che avesse delle competenze matematiche per fare una stima di rischi della banca, e per questo motivo appunto cercavano un fisico. Mi sono trovato in un ottimo team con altre persone laureate in discipline che si definiscono quantitative, cioè ingegneria, matematica e fisica di solito, e ho cominciato quindi a lavorare. Dopodiché la banca stessa, dopo circa 2 o 3 mesi, mi ha proposto di affiancare la mia attività lavorativa a un progetto di ricerca mediante un dottorato di ricerca, e quindi ho cominciato a sviluppare questo progetto che, a cui la banca teneva molto, perché era proprio un progetto di business, sviluppando anche una mia attività di dottorando, insomma. Quindi lavoravo e facevo il dottorato nello stesso tempo, cercando di conciliare aspetti più legati al mondo accademico, quindi alla ricerca per fare delle pubblicazioni, e nello stesso tempo diciamo, sviluppare modelli poi molto utili che potessero fornire proprio un guadagno per la banca stessa. Adesso sono ormai passati 3 anni e mezzo da quando ho iniziato a lavorare e sto concludendo il mio dottorato, e comunque sempre sotto il Dipartimento di Fisica, e niente, sono molto contento di questa mia inizio, diciamo, di carriera lavorativa. Quindi chi si laurea in fisica non deve per forza andare a insegnare, diciamo, ci sono molti più sbocchi di quelli che magari uno studente può pensare. Assolutamente, diciamo, io parlo del mio ambito che è legato all'economia, conosco un sacco di fisici che lavorano, diciamo, in banca. Ci sono posizioni legate più alla, viene detta, finanza quantitativa, dove servono proprio delle competenze matematiche abbastanza spinte,
meglio anzi se sono, se sono dei dottorati proprio, per sviluppare dei modelli che possono essere utili per sapere, si chiamano modelli di pricing, conoscere qual è il prezzo reale di alcuni strumenti finanziari. Poi invece ci sono altri diciamo, uffici dove comunque un fisico è molto importante, per esempio fare analisi di dati, indicatori di anomalie, ad esempio capire quando qualcosa ci potrebbero essere dei problemi e quindi capire velocemente, quantitativamente dove possono esserci questi problemi, come correggerli. Nel campo informatico, parlo sempre a livello di banche, però questo penso si possa estendere un po' a varie aziende. Poi ad esempio, come dicevo prima, io ho lavorato per 3 anni nell'ufficio della stima, per la stima dei rischi, quindi per capire quali possono essere i prodotti finanziari a più alto rischio, quanto effettivamente sono rischiosi e fornire delle stime pratiche, si parla proprio di euro, quindi capire quanto una banca sta rischiando effettivamente. Bene, noi ci fermiamo qui, anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana. Per chi volesse rivedere i nostri servizi, sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.